aggredito e sfregiato al volto da un bullo soltanto perché si rifiutava di consegnargli del denaro. La violenta aggressione si è consumata ieri pomeriggio attorno alle 17 tra via Carrara e Porta San Pietro in centro storico. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto un giovane sanguinante al volto che si lamentava, circondato da un gruppo di amici. Un 21enne, poi individuato e bloccato dalla polizia, lo aveva appena colpito con due bottiglie di vetro, trovate in un cestino delle immondizie in via Carrara. Furioso e in preda ai fiumi dell'alcol, si è avvicinato alla comitiva di ragazzi, tra cui c'era anche un 25enne straniero che lavora a Lucca come operaio. Ha chiesto i soldi per comprarsi ancora da bere, ma quando loro hanno rifiutato, lui ha rotto le due bottiglie trovate nel cestino e si è scagliato contro il 25enne, colpendolo e sfregiandolo al volto con i cocci. Poi l'aggressore si è allontanato velocemente, rifugiandosi in un bar della zona dove il titolare lo ha notato perdere sangue. È andato in bagno per medicarsi la mano e poi si è allontanato verso Porta Elisa. Nel frattempo erano già scattati i soccorsi. Un'ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 ha trasportato il 25enne in ospedale, dove si trova ancora ricoverato per le gravi ferite al volto. Le ricerche della squadra volanti della polizia si sono concluse invece poco dopo. Grazie alle descrizioni di alcuni testimoni, l'aggressore è stato individuato e denunciato per le lesioni gravi. Anche lui ha riportato una prognosi di 10 giorni per ferite alla mano, dopo essere stato condotto al pronto soccorso.